Con l'82% e oltre, Carlo Toni è il nuovo sindaco del comune di Poppi. Però dobbiamo anche ricordare che Carlo Toni ha una storia dietro di sé molto importante legata al suo territorio. Non soltanto a Poppi, ma direi un po' tutto al nostro territorio. Ma per meglio capire chi è Carlo Toni, adesso ve lo presento. E come vedete oggi si è messo anche la cravatta. Probabilmente il giorno dopo lo scrutinio elettorale è una grande occasione. O forse dovrai utilizzarla molto nel fare anche il sindaco. Quindi Carlo Toni, ma chi sei? Chi sono? Allora, innanzitutto la cravatta va bene, mi sembra doveroso anche per il futuro, però te forse mi avrai visto in situazioni un po' più disagiate, negli incendi e nei problemi di protezione civile. Comunque chi sono? Chi sono? Credo più che difficile di autodefinirsi. Io preferisco dire che valori ho dentro, che valori in qualche modo vorrei portare con me in questa esperienza di sindaco in questi 5 anni dell'amministrazione. Quindi credo che il primo valore per lì è Vittorio Toni. Il tuo babbo. È mio babbo, benissimo. È stato perché purtroppo è morto, è stato un grandissimo artigiano, un abilissimo fabbro, veramente, veramente bravo. Da lui. Tu dici qualcosa? Scommettiamo che io mi ricordo qualcosa di Vittorio Toni. Io mi ricordo delle bellissime decorazioni che sono nella cappellina a Camaldoli. Bravo. Della Madonnina che si trova proprio vicino alla cerretta, che porta giù la cerretta. Mi ricordo ancora di un sasso con un fiore bellissimo che tu hai donato a Wolfgang. E questo naturalmente dove ci sono i suoni, il silenzio, ma anche l'amore per l'ambiente e il territorio. Mi ricordo ancora nell'Alpe di Catenaia, altri naturalmente lavori a Casa Altaverni, dove era naturalmente anche la sede del Pioburri. Certo, è vero. Quindi come vedi le cose me le ricordo, ma mi legano molto a questa persona che non ho conosciuto, ma di cui tu probabilmente hai assorbito tanti altri valori. Perché... quello che è il valore più importante, credo che mi ha trasmesso, ma dovrebbe essere il valore di tutti, è l'onestà, la persona onesta. Dovrebbe essere un valore di tutti, cioè di ognuno di noi, soprattutto anche di chi poi si affaccia alla vita pubblica, chi deve amministrare, chi deve in qualche modo lavorare per gli altri cittadini. Insieme all'onestà il lavoro. Fabbro è un lavoro pesante, è un lavoro duro, è un lavoro difficile, però il lavoro è... Nella vita di una persona è una componente fondamentale, perché il lavoro rende liberi, il lavoro è la dignità della persona, il lavoro ti consente di vivere in maniera dignitosa. Quindi questo è un valore che voglio portare nell'amministrazione, per tutto quello che potrò fare sarà uno degli aspetti che in qualche modo cercheremo di non dico che il Comune sarà in grado di risolvere i problemi del lavoro di tutto Casentino, però il Comune la sua parte la può fare. E cercheremo di farla, se non altro nel tentativo di semplificare, nel tentativo di incentivare tante forme di lavoro che in questo momento ci sono, forme giovanili e anche forme tradizionali. Quindi noi cercheremo su questo di fare un ottimo lavoro, anche perché, come ho detto in altre occasioni, il lavoro per un'amministrazione, cioè una persona che lavora per un'amministrazione, è una risorsa, perché diciamo contribuisce con il proprio stipendio al mantenimento di quello che è la vita del comune. Una persona che non lavora ha fatto, diciamo, detto proprio i problemi propri di non avere lavoro, quindi quel senso di frustrazione che ha una persona a non avere lavoro, poi diventa anche una persona che in qualche modo va sostenuta, una persona che va anche aiutata, perché sicuramente non sarà solo, ci sarà una famiglia dietro, quindi sono comunque problemi che si aggiungono agli altri problemi. Altro valore che lo vedi qui, Paragulis, cioè questo per me rappresenta lo spirito di sacrificio, lui che si rende conto che presto morirà perché lo uccideranno, però dice agli altri: non vi arrendete, continuate su questa strada. Oggi magari, se passiamo poi all'altro, siamo da quest'altro lato. Da questo lato qui vediamo... Siamo tra l'altro dove Carlo Toni ha
incontrato tutti i suoi naturalmente colleghi della lista, naturalmente il comune, esatto, al servizio di tutti i cittadini, Poppi nel cuore, con cui naturalmente è arrivato all'82% della scelta, diciamo così, certo, di tutti i cittadini del territorio. E qui dicevamo c'è un'altra parte. Un'altra parte. I valori. Certo, valori che credo, mi auguro che siano valori universali e condivisi dalla stragrande maggioranza dei nostri cittadini. Qui abbiamo Sandro Pertini, soprattutto lui diceva: si svuotino gli arsenali e si riempano i granai. Era questa una bellissima frase di Sandro Pertini. E oggi lui, da anni dalla morte, abbiamo forse altri eroi, altri personaggi, penso a Obama, penso a Mandela, penso a Papa Francesco, però a me mi piace rimanere, diciamo, legato a valori italiani. Valori che possono rappresentati dal mio incontro con Ciampi, quando portammo l'albero di Natale, un albero di 22 metri nel 2005, diciamo, quello del presidente Ciampi, e quello rappresenta le istituzioni, cioè il rapporto che ci deve essere fra le istituzioni, in questo caso il Presidente della Repubblica e i comuni. Ma noi dobbiamo fermamente credere nelle istituzioni, dobbiamo lavorare per il rispetto delle istituzioni, cioè non si può pensare uno Stato democratico senza che abbiamo chiaro la forza e la necessità di avere delle istituzioni sane, ritorno al discorso del babbo, e oneste soprattutto. L'altro aspetto, questo è quello che in qualche modo a me mi ha un po' plasmato per le cose che poi abbiamo detto all'inizio. Questi qui sono i Vigili del Fuoco, l'esperienza bellissima che ho fatto con loro, ed è proprio lo spirito di servizio, cioè essere la solidarietà, quello che è un valore fortissimo, grande, essere al servizio degli altri, in questo caso soprattutto quando gli altri sono nel bisogno. Quando si fa volontariato, quando siamo a servire chi ha bisogno, si fa perché ti viene da dentro, no? Perché uno non chiede niente in cambio, è qualcosa che si sente, che si fa, ma come ho detto non si vuole niente in cambio. Io personalmente l'ho fatto in posti dove nessuno mi ha conosciuto, quindi non avevo nessuno, è solo perché è l'animo della persona che in qualche modo cerca di realizzarsi in questi valori. Non a caso anche il nome scelto per la lista, un po' forse inizialmente un po' criticato perché non è troppo politico, però l'idea che volevo trasmettere, perché in questo nome mi ci riconosco come persona, era proprio quello di dire: cerchiamo di avvicinarsi alle istituzioni, cerchiamo di avvicinarsi al bene di tutti, però facciamolo con anima, mettiamoci il cuore, mettiamoci il sentimento, chiaramente il sentimento buono e il cuore di persone generose, quello che naturalmente credo che noi tutti siamo. Io credo che proprio siano stati questi valori, e poi soprattutto nella tua capacità anche amministrativa e capacità anche di conoscere bene il territorio e la gente, credere nella famiglia, credo che tu ci hai sempre pensato, credere anche negli animali, ha messo anche il gatto, lui c'ha i gatti, mi sembra che c'ha i gatti, vero? Mi sbaglio, o mi ricordo bene? No, il discorso dei gatti è molto, è una cosa strana il rapporto mio con i gatti, cioè quello che ho scoperto nel gatto, qualche cane, ma il cane ubbidisce. Invece il gatto fa assolutamente cosa vuole, lo chiami e va da un'altra parte, non lo vuoi ti viene intorno. Sai, questo qui è un modo anche per abituarti a conoscere così anche gli uomini, perché anche gli uomini spesse volte pensi che di fare una cosa e ti vanno da un'altra parte, e tu cerchi naturalmente con questa comprensione anche questo, però l'82%. Quando hai, cioè, te l'aspettavi, non te l'aspettavi, ma soprattutto questa riconoscenza che i cittadini ti hanno voluto dare, perché credo che sia anche a te e a tutta la squadra, perché parliamo anche di squadra, che credo che sia importante, perché con Carlo Toni e Poppi nel cuore. Certo, sinceramente, quindi senza, non avevo messo in dubbio di poter perdere. Naturalmente non mi aspettavo un risultato di questo, in queste proporzioni, di questo numero. Cioè ero, diciamo, quando c'è un'elezione c'è sempre, no, il minimo di ansia sull'attesa del risultato, ma su quello ero sostanzialmente tranquillo, perché so perfettamente che poi i problemi non erano vincere, i problemi cominciano da stamani, da domani, perché il comune
se è al servizio dei cittadini, se deve stare in mezzo alla gente, dei problemi ce ne sono tanti, quindi se non siamo l'interfaccia delle persone, per cui dei problemi ne avremo a bizzeffe, dovremo essere capaci di ascoltare, dovremo in qualche modo condividere, informare e far partecipare i cittadini. Ecco, se questo lo faremo, credo che anche certe volte dare delle risposte non positive, ecco, però aiuta molto anche a rendersi conto della situazione in cui uno si muove. Giustamente dicevo, di vincere ero sicuro perché ho su un'ottima squadra, abbiamo fatto veramente una bella squadra, questa squadra in questi mesi è cresciuta negli incontri con la gente, è diventata una squadra competitiva. Lo dimostrano i risultati, con 118 preferenze purtroppo è il primo dei non eletti, quindi vuol dire che hanno trovato il gradimento veramente nella gente. Questo l'ho percepito io, l'hanno percepito tutti, soprattutto nel momento in cui siamo andati a parlare con le persone, a confrontarsi con le persone. Per me personalmente credo che a me mi vogliono bene, la gente mi vuole bene, cioè non ho mai fatto troppi secondi fini, cioè, chi mi ha chiamato sa perfettamente che Carlo, se non è fra un'ora, ma è fra due ore, ma Carlo comunque si faceva vivo, e questo per me è stato diciamo, la ricompensa di un percorso che ho fatto a livello amministrativo, l'ho detto all'inizio in campagna elettorale, cioè potevo anche chiudere in bellezza, a fine conti io sono sempre stato uno che sempre più votato e ho sempre aumentato ad ogni tornata il gradimento, però questa volta amici cittadini mi hanno detto: Carlo, vai, è il tuo momento. E io ho detto: beh, andiamo, chiudo un percorso e quindi ora ne apro un altro. Speriamo di essere all'altezza, come penso di essere stato, senza naturalmente farsi la modestia, perché io sono una persona semplice e anche umile sostanzialmente, quindi non è che, per cui è tutto da imparare, io dico sempre. Bisogna imparare, cioè mai partire con la verità in tasca, cioè la vera sapienza non è quella di chi pensa di sapere tutto, la vera sapienza è delle persone che vogliono ascoltare, che vogliono imparare, secondo me, questo sono io, insomma. Questo. Bene, allora facciamo naturalmente tantissimi complimenti e auguri per questi 5 anni a Carlo Toni, ma non ne ha bisogno, sa bene come andare avanti. Devo aggiungere una cosa. Perché è una cosa che troverete, cioè su cui abbiamo costruito il nostro programma. Cioè noi l'abbiamo legato a tre, cioè, ormai le elezioni sono finite, quindi leggere il programma servirà solo per vedere se poi saremo in grado di fare quello che abbiamo detto. Però abbiamo un filo conduttore in questo programma, che sono riassunto in tre parole, che la persona nella sua manifestazione della vita, nei suoi bisogni, bisogno di scuola, bisogno di lavoro, bisogno di assistenza, bisogno di svago, la persona, cioè l'uomo, il territorio, perché il territorio sono le nostre radici, ma non solo inteso come radici, ma inteso anche come opportunità di sviluppo di questa comunità, e il servizio, cioè il comune nasce, il comune, l'obiettivo principale è quello di dare servizi ai propri cittadini, e quindi lo spirito di servizio siamo noi a servizio dei cittadini e non i cittadini a servizio del comune. Anzi, prego, che se dovessi qualche volta anche essere, me lo si dica, insomma, in qualche modo, perché come ho detto voglio avere un rapporto chiaro, voglio avere un rapporto con diciamo con gli altri amici della lista e con i cittadini, soprattutto trasparente, deve essere un rapporto partecipato, questo che io cercherò di fare, mi auguro tanto mi rimetto in discussione, quindi mi auguro tanto di poterci riuscire. Grazie naturalmente a Carlo Toni, lui non smette mai di parlare, perché Carlo Toni ogni volta che finisce ricomincia, dimmi ancora Carlo. No, ora mi fermo, perché no, questo era un motivo della campagna elettorale, tant'è che purtroppo da quando tanti anni fa, qui vedi, ho avuto un incidente con la moto, mi sono rotto la clavicola, sono rimasto muto, allora 6 mesi senza parola. Mi è successo proprio durante la campagna elettorale, il martedì e mercoledì passato, proprio sono rimasto afano, senza voce, come
perché diciamo che questo, benché di incidente di 30 anni fa, quando c'ho cambio di stagione, se mi sforzo, se... E quindi è rimasto muto, però tutti contenti, perché cioè, almeno sei cheta, se no quando tutte le volte nelle riunioni non erano... Basta, 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 da c'è dentro, capito? Quindi...